stato fortunato, eh? Verbacco. Ma cosa? È andato a finire nel fiume, ma i suoi abiti sono asciutti. Un'illusione, ecco tutto, soltanto un'illusione. Come quel jukebox che sta suonando. Anche quello è un'illusione. Questo non è reale. Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello. Come questo telefono che suona. È un'illusione. Il nostro programma di addestramento simulato. Il tuo aspetto attuale è quello che noi chiamiamo immagine residua di sé. La proiezione mentale del tuo io digitale. Lei chi è? Una specie di mago? Chi, io? No, scherza. Senta, prima che lei svenga, devo precisarle che sono stato mandato come una specie di avanscoperta. Questo è il mondo che tu conosci. Il mondo com'era alla fine del XX secolo. E che ora esiste solo in quanto parte di una neurosimulazione interattiva che noi chiamiamo Matrix. Non abbiamo sigarette a Marte. A proposito, io vengo di lassù. I miei amici arriveranno qua fra poche ore. Credo che si troveranno bene. È il posto ideale per una colonia. Sei vissuto in un mondo fittizio. Questo è il mondo che esiste oggi. Nella tua desertica nuova realtà. Mentre aspettiamo, vogliamo suonare quella che chiamate musica? Con piacere. Anch'io sto aspettando qualcuno. E sono d'accordo con lei che questo è un posto ideale per colonizzare. Noi di Venere abbiamo avuto la stessa idea. L'abbiamo avuta diversi anni fa. E credo di doverle annunziare che i suoi amici non arriveranno. Sono stati intercettati. Oh, una colonia si formerà. Ma sarà di Venere. E se lei sarà ancora qua, credo che noterà qual è la differenza.